domani questa tomba viene tolta la lapide e porteremo le spoglie di Giulia nella nuova tomba fatta per lei, che sarebbe il monumento che abbiamo costruito al fianco della chiesa, la stella in suo onore. Poi domani proseguiremo questo filmato per far vedere a tutti i roggenesi nel mondo cosa stiamo facendo per Giulia. Questo è l'altare dove domani verranno messe le spoglie di Giulia e dove chiuderemo e metteremo le lapidi e il marmo sopra l'altare. Celeste Madre sei, che ognuno attende la pace che solo tu vuoi donare. Ave Maria.
Siamo all'8 di ottobre 2009. Questa mattina abbiamo fatto la traslazione di Giulia con pochi intimi, proprio per una questione, diciamo, affettiva. Poi, per quanto riguarda la manifestazione ufficiale, ci vorrà il 23, che verranno le autorità comunali, verrà il parroco a benedire il monumento, la Madonnina, la tomba di Giulia. Praticamente adesso i maestri stanno ultimando a mettere le lapidi e i marmi, poi gli altri lavori saranno finiti man mano. Colgo l'occasione per salutare tutti i rogerensi che sono in giro nel mondo e che ci vedono su internet. Un saluto particolare agli amici del Canada, che hanno fatto tanto per, stanno facendo tanto per